Quando vi si fissa in testa un motivetto e non riuscite proprio a liberarvene? Sì, proprio tipo questo. Ecco, un'idea che da un po' non mi lascia tregua. La montagna. No, fermi tutti, non mi sono mica presentato. Mi chiamo Giulia, sono l'esploratrice del gruppo Scuola Parchi Romagna. L'arduo compito che mi è stato attribuito è quello di raccontarvi il duro addestramento di un giovane avventuriero. Tutto ciò che state per vedere è accaduto all'interno del quarto corso di escursionismo e natura promosso dall'ente Parchi Romagna e dedicato alla frequentazione e alla conoscenza degli aspetti naturali, della biodiversità e del come esplorare con curiosità le aree protette inserite nell'Alta Via dei Parchi della Romagna. Finalmente si parte, Cesena, e poi risaliamo la Valle del Savio fino ad arrivare nel territorio del comune di Verghereto, nell'Alto Appennino Cesenate. Ci hanno spiegato che la colazione è straimportante per un escursionista, anche farla in questi paesini di montagna. Poi faccia molto bene queste fragili economie. Said you follow me anywhere. Your eye tell me you won't be there. I gotta learn how to love without you. I gotta carry my cross without you. Io non ve l'ho detto, l'ho dato un po' per scontato. È però importantissimo indossare l'abbigliamento adeguato, meglio se traspirante che si asciughi velocemente. E ovviamente questi. Che però non sono i miei. Ci troviamo alle pendici del massiccio del Monte Fumaiolo, in località Faggio Scritto. Da qui ha inizio il nostro percorso. Stiamo per attraversare luoghi magici. Do you mind if I stay? I'm blending with the air. Oh, I've never felt this alone. Attraverso un'area di rete Natura 2000, un'invenzione dell'Unione Europea che ha pensato di istituire una rete ecologica diffusa su tutto il territorio comunitario allo scopo di contribuire alla conservazione della biodiversità tramite il mantenimento a lungo termine degli habitat, della flora e della fauna a rischio. Oggettivamente vi sono differenze tra un parco nazionale, un parco regionale e un sito di rete Natura 2000. Un parco nazionale, ad esempio, tutta la natura è protetta a prescindere, qualsiasi forma di vita, qualsiasi fiore non si può asportare. Invece in un sito di Natura 2000 ci sono alcune specie, gli habitat legati a queste specie, i luoghi di vita che devono essere tutelati e protetti, ma non specie banali come un caprinolo o come un cinghiale, assolutamente. È un posto magnifico, come potete vedere in questo momento, da questi caldi colori autunnali. Adesso che siamo finalmente partiti,
vi dirò qual è la seconda regola dell'escursionista, e cioè avere sempre con sé la bussola e una carta escursionistica. La seconda? E la prima quale sarebbe? La prima direi che è la voglia di perdersi. Dunque, sì, qua abbiamo la nostra carta, ma tu la sai usare? No. Considerate che di solito in città non la usiamo, proviamo a chiedere a Fiorenzo. Passa il gigante, calpesta l'erba di tutto il mondo. Passa il gigante sulle città, si porta via lo sfondo. Passa il gigante, soffoca l'aria, all'acqua cambia colore. E ci rimane un cielo bucato sopra un mare da buttare. E finché il sole cerca la luna, l'uva diventa matura, l'erba profuma tagliata, incrociamo le dita. Tu come stai? Quale mondo vuoi? Io voglio un posto migliore. Ripa del Monticino, proprio un nido dell'aquila vero e proprio. Immaginate di volare a qualche migliaio di metri d'altezza e di identificare con la vostra supervista angolare di 300 gradi, con uno zoom pari ad un 6x di un binocolo, un piccolo coniglietto che zampetta sull'erba proprio sotto di voi. Una veloce picchiata ai 300 km orari e gnam, si mangia! Questa è più o meno la vita di uno degli animali più ammirati e utilizzati nella simbologia di tutto il mondo, l'aquila reale. Sembrerà strano, ma qui nella nostra provincia, Forlì Cesena, ne abbiamo ben due coppie nidificanti, una nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, l'altra proprio qui, sul Monte Fumaiolo. Pronti per la foto? Dai, no, siamo, dai! La sentite? Questa musica? Aspetta, non era mica questa la canzone. Ah, eccola, era questa. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good good night. A feeling. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be. Abbiamo pernottato l'agriturismo Valbonella sopra San Piero in Bagno, accolti da Ivan e Daniele, e dopo una succulenta cena abbiamo incontrato Andrea Boscherini, ricercatore e divulgatore naturalistico. Andrea ci ha introdotto nel mondo degli anfibi e dei rettili utilizzando l'area didattica dello stagno di Valbonella. Poi ci ha illustrato i grandi mammiferi delle nostre aree protette, come i caprioli, i cervi, i daini, ma anche i lupi e i cinghiali. Secondo giorno, mattina veramente autunnale, e dopo la lezione di Andrea sugli anfibi non poteva mancare una battuta sulla corsista Giulia Rana. Dai, è freddo! È freddo! E poi ho dietro loro due che si congelano. La rana va in ibernazione, c'è poco. Siamo al secondo giorno di escursione. E siamo partiti da circa 1:20. Oggi l'itinerario prevedeva la partenza dalle balze e l'arrivo alle sorgenti del Tevere. Però fuori sentiero è senza guida, perché dovremo arrangiarci noi con carta e bussola. Fortunatamente io sono munita di GPS, anche se non lo so usare, ma imparerò. E niente, Fabio, la nostra scopa. Sì, ma
No, in realtà è che purtroppo ci siamo persi. Ci siamo persi? Perché seguire il GPS di Giulia. Stiamo seguendo Daniele e Antonella alle prime armi con bussola e mappa topografica. Questa è un po' l'idea del paesaggio che ci circonda. Ok. Proprio l'ideale per non perdersi. Tutto uguale. No. Oh. Oh. Vabbè, stavamo per dire che stavolta è ufficiale e ci siamo persi davvero e invece abbiamo trovato la Rosita. Ci ha appena portati fuori da questo garbuglio di rovi e felci. In compensa noi qui in fondo abbiamo appena visto un animale ferocissimo. Sì, un terribile capriolo delle savane. Pericolosissimo in questa selva oscura. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. Modo di entrare in contatto con la natura. We are searchlights, we can see in the dark. We are pointed up at the stars. We are billions of beautiful hearts. And you sold us down the river too far. What about us? What about all the times you said you had the answer? Potevamo non passare dalle sorgenti del Tevere, un po' troppo affollate da turisti distratti. Da qui comunque parte il viaggio nell'affascinante storia e geografia d'Italia. Mi chiedi un parco per il Monte Fumaiolo? Sì, varrebbe la pena istituire un parco regionale qui sul Monte Fumaiolo e non avere solo la protezione di Rete Natura 2000. Alla conclusione di questa avventura al Monte Fumaiolo.
Cosa dire? Le sensazioni sono state tante, per questo vorrei leggervi due righe che ho scritto. La montagna apre a chi vi si avventura un mondo a parte, meraviglioso e allo stesso tempo pericoloso. La natura qui esplode immensa, potente e rigogliosa, ma non rimane immune alla lunga mano spesso tiranna dell'uomo che è arrivato a posarsi anche sulle vette più alte, moltiplicando così l'impatto dell'uomo in un ambiente sostanzialmente incontaminato. Cosa possiamo fare per preservare la magia di questi luoghi? Credo che sia doveroso e naturale trattare la natura e tutti i luoghi che visitiamo per quello che sono, cioè casa nostra. Non abbandonare rifiuti, rispettare piante, animali, rocce. Adottare ogni misura di buon senso. Tra queste, forse, anche la predisposizione di sempre maggiori aree di tutela che incrementino un turismo consapevole e responsabile e che allo stesso tempo svolgano effettivamente il proprio ruolo di tutela e conservazione. Fumaiolo, il parco che vorrei.